Benvenuti o bentornati sul mio canale di Warhammer 40.000. Io sono Nemo, per Nemo dice cose. Riprendiamo dopo questa lunghissima pausa estiva. Spero che abbiate passato delle ottime vacanze o che vi siate riposati. Riniziamo con un argomento abbastanza importante, abbastanza atteso dai giocatori che hanno avuto modo di proseguire o partecipare ad eventi durante questo primo periodo della decima edizione, ovvero il data slate, il bilanciamento dell'autunno 2023, bilanciamento che va a toccare, come vedremo, gli eserciti che chiaramente stavano spadroneggiando in questi primi 2 mesi di gioco, 2 mesi e qualche cosa. Fra l'altro, Data Slate annunciato per la metà di settembre, anticipato poi a oggi, che siamo sostanzialmente nella prima settimana di settembre. Hanno voluto giustamente anticipare la cosa, almeno rispetto a quello che si sapeva, per evidenti sbilanciamenti di gioco. In particolare, una delle regole che è stata toccata maggiormente, che va a incidere sul funzionamento di eserciti, come può essere l'esercito degli Eldar, dei Craftlord, degli Eldari, come volete chiamarli, è il funzionamento delle Devastating Wound. Semplicemente prima un critico per i tiri per ferire vi trasformava i danni in ferite mortali, adesso semplicemente un critico per i tiri per ferire in realtà va a ignorare i tiri salvezza sia normali che invulnerabili dei pezzi del nemico. Diciamo che questa è una soluzione abbastanza elegante perché non va a toccare cose strane, non diventa molto complessa per l'esercito che più ne ha abusato in questo primo periodo, ovvero per gli Eldar. Soluzione abbastanza elegante che in buona sostanza rende le armi anticarro che venivano tuttora utilizzate anche come antifanteria, laddove c'era una certa facilità, parliamo chiaramente dei dati fato degli Eldar, di trasformare un'arma anticarro in un'ottima antifanteria. Non so come questa cosa poi in realtà sarà più o meno pesante nei confronti invece delle fanterie, perché se voi sapete sono diverse abilità, danno feel no pain, insensibile al dolore, per lo più al 4 più contro le ferite mortali. Questa nuova lettura, questa rilettura, questo cambiamento delle Devastating Wound, diciamo che scavalca questa cosa. Quindi se da una parte le armi anticarro con l'abilità Devastating Wound finalmente fanno il loro dovere di armi anticarro, ma non sono delle armi antifanteria nascoste, di contro probabilmente si creerà un certo divario, una certa differenza nel funzionamento invece delle armi antifanteria, che eventualmente hanno questa regola Devastating Wound. Vedremo poi se si crea questo enorme sbilanciamento. Ovviamente in questo caso mi vengono in mente i Thousand Sons e la Deathwatch, che hanno la possibilità di fare un maggior numero possibile di Devastating Wound con armi tendenzialmente antifanteria. Vedremo, vedremo. Non so se questa cosa poi rimarrà effettivamente sbilanciata, o se semplicemente sarà un plus che ci spingerà a giocare. Nel complessivo parlo di noi come enorme community di gioco mondiale, a giocare più fanterie rispetto allo strapotere di questo attuale momento dei carri. Strapotere generato per la verità, nella maggior parte dei casi, chiaramente in risposta alla presenza molto pesante, molto forte di carri pesanti e super pesanti,
sui campi di battaglia, per carri pesanti e super pesanti. Ovviamente parliamo anche dei camminatori, come possono essere gli Spettro Cavalieri, gli Imperial Knight, Chaos Knight, o comunque veicoli o mostri, in realtà più veicoli, di una certa importanza, che hanno sicuramente connotato questi primi due mesi e qualcosa di gioco. Proseguiamo poi con un altro un'altra importante modifica sul costo dei stratagemmi, sul costo in CP dei stratagemmi. La nuova regola ci dice semplicemente che tutte quelle abilità che ci fanno costare in maniera diversa i punti comando di alcuni stratagemmi, se sono generici, ovvero se non ci dichiarano un particolare stratagemma, un particolare tipo di stratagemma, in questo caso si applicano solo ai Battle Tactic Stratagem, che possono essere, per farvi un esempio, un Command Reroll, ok? Quello è un Battle Tactic. Sicuramente non lo è, ad esempio, inserzione rapida, ok? Quindi diciamo che anche qui questa regola va a colpire una capacità di economicità sui punti comando a disposizione, punti comando che ricordiamo sono decisamente meno di quanto eravamo abituati nella precedente edizione o nella possibilità di uso delle precedenti incarnazioni del gioco. In questo caso, come ci fa qui l'esempio, l'abilità dei capitani riti di battaglia, essendo generica, si applica quindi a Battle Tactic Stratagem, vengono quindi pagati 0, mentre un'abilità come può essere Tactical Acumen di Azurman, un personaggio, un epic hero degli Eldari, come specifica che si applica al Fire Overwatch Stratagem, in quel caso viene applicata così come è descritta, anche qui in maniera molto elegante, molto semplice, per andare a cambiare in maniera sostanziale le cose senza dover fare troppe specifiche o troppe correzioni. Se vedete anche l'abilità della Kallidus, che ci fa costare punto comando in più determinati stratagemmi, in questo caso si andrà a applicare solo ai Battle Tactic Stratagem, questo per conformare anche le regole che danno dei malus a Kallidus, può essere Cypher o tante altre unità che fanno, diciamo, questo debuff sul costo dei punti. Stratagemmi che possono essere usati più di una volta per fase turno, le regole che vi permettono di usare stratagemmi per più di una volta per fase o turno, che non specificano il nome, possono essere usati anche qui solo per i Battle Tactic Stratagem, altro taglio decisamente pesante da questo punto di vista. Piccola specifica, ho visto adesso, tutta questa regola non si applica agli Aircast Colossus, Striding Colossus o Towering Wraith Construct Abilities. Questo perché evidentemente hanno dei stratagemmi particolari o delle regole particolari da questo punto di vista. Sinceramente non me lo ricordo, se poi sapete il perché, scrivetelo nei commenti, ne discuteremo sicuramente. Altro cambiamento molto importante proprio sullo stratagemma Fire Overwatch: fra le varie restrizioni non possiamo applicarlo alle unità titaniche, e questo non sembra, ma cambia moltissimo gli onnipresenti Wraith Knight degli Eldari, ma ancor più gli Imperial Knight, che soprattutto su questo tipo di stratagemma, con la variante, non mi ricordo come si chiama,
Vabbè, diciamo l'Imperial Knight che con il mancipio che dà un più uno a colpire, veniva abusato perché poi staccava con diverse altre abilità che gli permettevano di fare un Fire Overwatch pesante, visto anche il numero di colpi potenziali del Knight in questione. Adesso mi sfugge proprio il nome, non è il Warden, dovrebbe essere il Crusade. Anche qui mi correggerete perché non me lo ricordo assolutamente, non mi ricordo il nome. Anche questo cambiamento importante che va a colpire sia, dal mio punto di vista, la fazione degli Eldari che la fazione degli Imperial Knight. Insane Bravery Stratagem, questo ci serve per andare a passare automaticamente i test di Battleshock. La nuova restrizione ci dice praticamente lo possiamo utilizzare una sola volta per battaglia, e rispetto a prima che lo potevamo utilizzare dopo aver visto il test di Battleshock, qui lo dobbiamo utilizzare prima. Quindi cambia moltissimo e rende molto più incidente le regole, i bonus e i malus su questa parte di gioco. Questa nuova fase, su questi nuovi test di disciplina, chiamiamoli così, ma in realtà è più giusto chiamarli test traumi, visto che il test di disciplina in realtà è tutt'altro, rende molto più importante proprio questa fase, cosa che va a migliorare eserciti che attualmente avevano regole in merito, ma che non riuscivano probabilmente a sfruttarle a dovere. Mi viene in mente la fazione dei Tiranidi, mi viene in mente la fazione dei Chaos Knight, mi viene in mente, perché no, la fazione dei Dark Angel, che ormai giocavano giustamente con il distaccamento Gladius dei Space Marine, semplicemente perché i bonus del distaccamento Dark Angel erano semplicemente inutili, come vi ho più volte detto probabilmente nell'analisi dei vari codex. Diciamo che questa cosa rende un po' più incidente questo passaggio fondamentale, questo test fondamentale sui campi di battaglia, con tutto quello che ne consegue, quindi abilità che vanno a sommare controllo campo, abilità che ci permettono di utilizzare i stratagemmi qualora anche la nostra unità è traumatizzata, eccetera, eccetera. Molto interessante anche questo cambiamento, dal mio punto di vista non mi dispiace, è molto più difficile controllare le unità sul campo di battaglia, ma aggiungo, perché no, visto che questo Battleshock voleva inserire, diciamo, una fase disciplina un po' più ficcante rispetto alle edizioni precedenti, a me piace. Poi non so quanto e se verrà abusato, se sarà troppo forte eventualmente per eserciti come può essere i Tiranidi o i Chaos Knight, che hanno una possibilità di far fare Battleshock abbastanza pesante. Vedremo anche qui nel proseguo del gioco, nel proseguo dei mesi. Ruin Visibility Section, anche questo cambiamento molto importante. Per farvela breve, adesso i Towering, le unità imponenti, vedevano ovunque sul campo di battaglia, cosa che spingeva i giocatori a un Alpha Strike sconsiderato. Per Alpha Strike intendo armate che sia in difesa sia in attacco sostanzialmente obbligavano a fare un tutto o niente nei primi turni di gioco. Probabilmente questa regola, soprattutto in virtù del fatto che si applica proprio specificamente alle unità imponenti, rallenterà leggermente il gioco, che dal mio punto di vista lo renderà probabilmente più strategico. Sicuramente non questa corsa agli armamenti che è stata fatta in questi primi mesi di gioco. Sicuramente anche questa una regola che io personalmente avrei applicato sin da subito. L'avrei resa, non dico come l'edizione precedente, in cui
gli imponenti, i titanici, venivano visti da tutti e non vedevano nessuno, era comunque uno squilibrio in termini rispetto ai pezzi, avrei fatto banalmente che l'oscurante valesse per chiunque e basta. Invece adesso abbiamo che gli aircraft, ovvero solo gli aeromobili, gli aerei veri e propri, ignorano completamente le rovine, visto che giustamente stanno volando sul campo di battaglia e quindi ad altezze ben maggiori di quelle che possiamo immaginare. Quindi da lì si applica sempre e comunque la linea di vista reale, mentre per le unità imponenti semplicemente possiamo ignorare o comunque sovrascrivere la regola oscurante, la vecchia regola oscurante, se siamo dentro un elemento scenico. Se siamo subito dietro, attaccati o dall'altra parte del campo, non vediamo assolutamente niente, cosa che cambia notevolmente il gioco e gli equilibri di gioco. Questa è, a mio modo di vedere, un miglioramento assoluto della qualità di gioco. Vedremo anche qui che cosa succederà. Abbiamo poi dei cambiamenti per quanto riguarda le varie fazioni in gioco. I Custodes, vediamo che la quantità di modelli all'interno delle unità viene ridotta notevolmente. Un Wavering Sentinel Stratagem viene cambiato in Epic Deed, molto probabilmente perché era un Battle Tactic Stratagem, niente da aggiungere. Mentre qui abbiamo una modifica per quanto riguarda il Mechanicus che porta i Skitari Ranger e Skitari Vanguard a un tiro salvezza di 4 e un tiro invulnerabile di 5, se non ricordo male, alzando entrambi o quantomeno il tiro salvezza invulnerabile. Adesso non mi ricordo con precisione, ma diciamo che questa è la differenza. Altra differenza molto interessante che cambia particolarmente il livello di gioco è che lo stratagemma Phantasm degli Eldari, anche qui per farvela semplice, lo stratagemma che gli permetteva di rimuovere sul campo di battaglia, si applicherà solo ed esclusivamente alle fanterie rispetto ai spoiler che si erano visti in questi giorni. Che dicevano si applicasse solo a fanterie mounted, unità in sella, in realtà ancora più restrittivo solo alle fanterie. Non cambia l'altro, quello che costa 2 CP, che adesso non mi ricordo come si chiama, però diciamo che anche questa è una differenza sostanziale. Agenti dell'Imperium, semplicemente la squadra Execution Squad strautilizzata viene portata a un minimo di 10 con tutto quel che ne consegue a livello di costi. Wargear option, change first bullet up to 2 exactly. Ah, semplicemente abbiamo solo un vigilant. Possiamo mettere, no, the arbiter combat replace one of the following. Ah, semplicemente vengono ridotte le armi, credo, le possibilità di prendere le armi. In realtà, portando questa unità a 10 modelli, l'unità poi costa una settantina di punti, che è commisurata a tutte quelle unità dei codex specifici che fanno esattamente la stessa cosa, ovvero andare nelle riserve e cercare di fare missioni secondarie, per farvela molto semplice. Molto interessante invece il cambiamento che abbiamo avuto sulla Death Guard. Dalla regola abbastanza piatta dell'index originale, qui abbiamo una scelta tra tre, scelta molto interessante in particolare per quanto riguarda l'ultima, Scabrous Surrot, che ci va a dare un malus di controllo di oggetti, control e di disciplina a tutti i pezzi nemici nell'area di contagio dei nostri pezzi. Questa è quella più interessante, ciò non toglie che anche peggiorare il tiro salvezza dei modelli potrebbe essere interessante in alcune partite,
così come peggiorare la ballistic skill e la weapon skill di alcuni pezzi. Perdiamo il malus alla resistenza, che non era malissimo, ma chiaramente non si applicava a tutti gli eserciti che ci trovavamo contro. Ciò non toglie che questa nuova regola reworkata, dal mio punto di vista, diventa molto 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 interessante e forte, molto forte, bella. Vedremo anche qui se va a cambiare in maniera sostanziale o buona o buonissima. A me in particolare l'ultima parte mi sembra particolarmente interessante, poi vedremo. Vedremo come va a migliorare il gioco della Death Guard, che veramente in questo momento non era sicuramente fra gli eserciti più gettonati. Per quanto riguarda la Deathwatch, invece, viene specificato che gli effetti del distaccamento, anche qui molto abusato in termini di gioco, si applica solo alle Bolt Weapon, e quindi viene data poi tutta una serie, una lista di quali sono le Bolt Weapon, semplicemente perché veniva strabusato anche qui in buona sostanza l'Hellfire, in particolare con Antifanteria 2 e Antimostro 5, cosa che va a compensare, spero, immagino, la nuova regola delle Devastating Wound. Anche qui poi vedremo se e come e quanto peserà il cambiamento su questo esercito. Abbiamo poi Genestealer Cult, dove la regola per la rientrata delle unità diventa molto 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 meno forte rispetto a prima, semplicemente perché non abbiamo la sicurezza assoluta di far rientrare le battle line, ma adesso dobbiamo effettuare un tiro al 5 o più per qualsiasi unità, aggiungendo uno per le battle line ed eventualmente un 1 se le nostre unità vengono distrutte nel primo o secondo round di battaglia, dandoci quindi quella caratterizzazione di rientrata, quella caratterizzazione di sciami di gente che arrivano continuamente. Ma non ci troveremo probabilmente a giocare 2000 punti contro 3000-3500 punti, semplicemente perché venivano utilizzate sempre e comunque delle unità battle line, erano sostanzialmente le più forti o poco ci manca. Viene anche specificato una distanza di 9 pollici per quando andiamo a ripiazzare i segnalini di entrata, scusatemi, per l'ambush degli Atalan Jackal, le moto per capirci. Poco altro, diciamo che anche questo è un bel colpo per quanto riguarda i Genestealer Cult. Grey Knight, semplicemente abbiamo una specifica che rende l'Auled in Soulfire Stratagem uno strategic ploy. Probabilmente anche qui, ipotizzo, non me lo ricordo, fino a questo momento era un battle tactic. Imperial Knight, altro cambiamento molto importante, semplicemente l'abilità Bondsman si applica agli armigeri, non si applica più ai modelli che danno l'abilità Bondsman. Differenza decisamente sostanziale, perché laddove avevamo una serie di bonus da poter dare alle nostre unità, si applicava anche al pezzo stesso che dava questo tipo di abilità, fosse questa e non ai danni, più una colpire, con recarica, chi più ne ha più ne metta. Anche qui il Thunderstomp Stratagem viene cambiato in Epic Deed, ipotizzo anche qui fosse un Battle Tactic, mentre il guadagno in punti comando del Trophy Claim o del Valiant Last Stand, ovvero le due condizioni che ci rendono la nostra armata onorata, la nostra armata Imperial Knight onorata, viene abbassato a due punti comando dai tre attuali. Piccolo buff ai League of Wotan,
Non so se questa cosa cambierà moltissimo, non ne ho la più pallida idea. Semplicemente a 2000 punti possiamo scegliere fino a 4 unità del nemico a cui andiamo ad assegnare subito due segnalini giudizio. Questa cosa comunque non è male perché assegnando due segnalini giudizio a 4 unità del nemico abbiamo subito la stragrande maggioranza delle nostre unità che hanno un più uno a colpire, un più uno a ferire decisamente fondamentale, ok? Decisamente forte. Oltretutto, qui sotto ci viene specificato che ogni volta che una di queste unità viene distrutta, possiamo guadagnare dei CP aggiuntivi. Ok, questo qui va a specificare di nuovo, probabilmente perché veniva segnalata una sola unità, se non ricordo male. Per quanto riguarda i Space Marine, invece, semplicemente viene portata a un massimo di 5 la composizione dell'unità dei Desolation Squad, unità stra abusata, stra fortissima e stra giocata in tutte le liste, in tutte le salse dei Space Marine. Passiamo velocemente al Munitorum. Munitorum che anche qui vede una certa, come vedete, tutti in rosso, la stragrande maggioranza dei modelli è stata ritoccata, in più e in meno, poi qui ovviamente andrete a vederlo voi, visto che, come vedete, la quantità di pezzi toccati è enorme. In questo caso, nella stragrande maggioranza dei casi, molto banalmente, le unità più utilizzate sono state aumentate in punti, le unità meno utilizzate sono state abbassate in punti, alcune unità erano ritenute giuste a livello di punti, sono state mantenute semplicemente al punteggio che avevano precedentemente. Come vedete, i War Spider credo siano stati aumentati di una decina di punti o di 15 punti, non mi ricordo bene. Idem le Wraith Guard, il Wraith Knight ormai costa 100 punti in più ogni volta che lo toccano. Idem i Fire Prism, probabilmente anche le armi di supporto. Sì, siamo arrivati a 125. L'incarno passa da 2,80, se non ricordo male, a 3,50. Fortissimo. Agenti dell'Imperium, l'Exaction Squad è stata aumentata in punti. La Kallidus paradossalmente è stata abbassata in punti, ma abbiamo letto le specifiche del perché è successo questa cosa, visto che la sua abilità a questo punto non si applica in maniera generica a qualsiasi cosa. Qui sinceramente non mi ricordo, probabilmente i Sentinel costeranno di più. Sentinel 60, 120, 180. Sì, mi sembra che costassero 50 punti. Quindi sono stati sicuramente aumentati questi. Probabilmente è stato aumentato anche il Rogal Dorn, se non mi ricordo male il costo. Scorriamo velocemente, semplicemente perché, come vedete, la quantità di aggiornamenti in punti è mostruosa. Quindi è inutile soffermarsi e il video verrebbe anche terribilmente lungo, non è questa la funzione del video che vi sto presentando. Andremo semmai poi a vedere su delle cose più specifiche, o molto più probabilmente andremo poi a fare un'analisi più specifica laddove ci serve di vedere delle specifiche liste. Ok, Deathwatch, questo mi sembra che è stato aumentato, ad esempio. Queste invece sembra che sono diminuite, credo. Anche qui scrivetemelo nei commenti, non me lo ricordo. Tendenzialmente vi dico che nella stragrande maggioranza dei casi il costo dei personaggi si è abbassato come linea generale. E come vi dicevo, nella stragrande maggioranza dei casi semplicemente è stato aggiornato il costo dei pezzi. Ad esempio qui è stato aumentato di 5 punti, credo, il costo di Erbenin Warglaive. Non credo che questi 5 punti facciano la differenza, ma poi magari nella logica complessiva del gioco sì. Questi quasi sicuramente sono diminuiti tutti in punti, questa sicuramente, se non ricordo male.
diciamo, i Terminator, tra virgolette, dei League of Wotan. Necron, quello più utilizzato erano le Lich Guard. Vediamo le Lich Guard. Sembra che il costo in realtà sia rimasto quantomeno invariato. Sembra che sia aumentato tantissimo. Un altro pezzo, la Doomsday Arc, sale a 2,10. È stata aumentata. Idem immagine il trascendente, sì, che passa a un 300 punti dai 270 punti, mi sembra, attuali. Poi gli veniva applicata la Sempiternal Wave, sì, da 280 diciamo a 300. Mi sembra che è questo il potenziamento. Vabbè, diciamo che in maniera molto generica sono stati ribilanciati finalmente rispetto all'edizione precedente. Vediamo sia dei cambi a ribasso e a rialzo dei pezzi. Nell'edizione precedente, cosa di cui mi lamentavo spesso, venivano solo rialzati i pezzi giocati e mai abbassati quelli poco giocati. Finalmente anche qui abbiamo questa novità molto ben gradita. Thousand Son, probabilmente avremo un incremento in punti. I Terminator mi sembra che costino 30 punti in più. Vediamo come si chiama il pupazzone Magnus 4,40. Sì, anche questo mi sembra che è aumentato. Immagino un po' uguale per tutti quanti. Niente di strano, niente di allucinante. Semplicemente anche io che straabusavo, per farvi un esempio, andiamo sui Space Marine del Gladiator Lancer in particolare. Come vedete, da quello che costava meno è diventato quello che giustamente costa di più, mentre è stato abbassato il costo delle altre due varianti. Tutte modifiche ai costi, tutte ben comprensibili, tutte sicuramente valide. È normale che se dei pezzi non vengono giocati sono stati abbassati in punti, altrettanto normale che dei pezzi che vengono straabusati vengono aumentati in punti. Forse unica eccezione, chiaro che non venivano strautilizzati, ma venivano comunque utilizzati in molte liste. Forse gli aggressor sono diminuiti, credo, di una decina di punti rispetto all'utilizzo che se ne fa attualmente. Vedete, il Ballistus è diminuito, io non lo pagherei neanche 100 punti. Il Brutalis 175 punti, molto buono, diminuito di una quantità di punti mostruosa, credo 45. Capitano Ingravis diminuito in punti. Che cos'altro c'è di interessante? Vabbè, senza soffermarci, avete capito, diciamo, la logica di quel che è successo. Spero che vi sia piaciuto il video, commentate numerosi, chiedete se avete dubbi, criticate se avete da fare critiche. Mi dispiace che non ci siamo sentiti in questo periodo estivo, ma ero veramente indaffarato in altre cose purtroppo di altra natura. Ci sentiamo quanto presto con nuovi video, nuovi contenuti, se avete suggerimenti in merito ci sentiamo, anche perché abbiamo abbastanza velocemente in uscita due codex molto importanti, ovvero il Codex Space Marine e il Codex Tiranidi, di qui a pochissimo. Il Codex Tiranidi credo che esca anche addirittura questa settimana, quello Space Marine non credo che ci voglia tanto di più. A presto, ciao a tutti, grazie per i commenti, grazie per le iscrizioni, ciao ciao a tutti.